L'Aquila Will lancia una nuova mobilitazione per la vertenza degli ex lavoratori dell'ARAS, l'Associazione Regionale Allevatori della Sardegna. Per il 10 settembre è in programma un sit-in sotto la sede del Consiglio regionale a Cagliari. In una nota, la segretaria regionale dell'Aquila Will, Gaia Guerau, ricorda che dopo il commissariamento dell'ARAS è stata avviata agli inizi di quest'anno la procedura di licenziamento collettivo di tutto il personale dipendente, che si concluderà il 31 dicembre 2020 con la cessazione di 250 lavoratori. Il sindacato sottolinea che il Consiglio regionale, nella scorsa legislatura, con la legge regionale 47 del 2018, ha indicato la soluzione della vertenza, rendendo finalmente attuabile l'assorbimento dei lavoratori nell'agenzia Laore, secondo quanto previsto dalla legge regionale numero 3 del 2009. Questo attraverso un concorso riservato e un concorso pubblico per i dipendenti esclusi dalle condizioni previste dalla norma precedente. Per la segretaria Garau, nonostante la procedura di selezione sia stata impugnata davanti al TAR, che ancora non si è pronunciato, la legge di per sé è da considerarsi legittima e di fatto immediatamente applicabile. Dunque troviamo inaccettabile, prosegue la segretaria Garau, il perdurare di questa fase di incertezza. Il rischio che si sta correndo è quello di abbandonare 250 famiglie e di privare gli allevatori sardi di un prezioso e fondamentale servizio. Considerando il preoccupante avvicinarsi della data del 31 dicembre, parte la mobilitazione che vedrà la partecipazione anche di alcune sigle sindacali che rappresentano i lavoratori della regione Sardegna. Questo dimostra che non esiste una conflittualità tra lavoratori e come sia possibile trovare una soluzione che da un lato salvaguardi 250 posti di lavoro, dall'altro valorizzi professionalmente i dipendenti dell'agenzia Laore.